Nicoletta Molinari, vicepresidente del gruppo A5 per l'area di Como. Questo incontro di oggi al sociale, Nicoletta, arriva dopo due giorni dalla presentazione che ha fatto direi molto scalpore di questo progetto per la città, per recuperare la Ticosa. Che cosa vi prefiggete? La giornata di oggi diciamo che è la prima tappa di tutta una serie di incontri che noi definiamo come bilanci territoriali, cioè sono momenti in cui la società decide di dialogare con i vari territori per cercare di raccontare quelle che sono le esperienze vissute, i progetti ideati e portati a terra, e quindi quel dialogo sostanzialmente costante con il territorio, con l'obiettivo di andare a realizzare i desiderata dei comuni, i desiderata appunto dei territori. Quindi con le amministrazioni, sì, certo, e anche con le associazioni, varie, giusto e corretto, Nicoletta? Con gli enti, profit e no profit, cioè il nostro obiettivo è proprio creare una sinergia con il territorio, ed è quello che contraddistingue sostanzialmente la nostra società, la distingue rispetto ad altre società appunto che operano in settori analoghi ma che non hanno questo tipo di vocazione. Per noi è importante, quindi questa giornata è proprio un po' il battesimo di questo percorso. Noi speriamo di riuscire a condividere numeri e progetti, soprattutto di raccogliere anche nuovi stimoli per andare a realizzare quelli che appunto sono comunque desiderati in itinere sempre dei nostri territori. Ecco, a proposito di progetti, quello della Ticosa devo dire che ha riscosso consensi importanti. Che feedback avete avuto voi? Ma sicuramente è stato un progetto molto, molto importante, impegnativo, che sicuramente ci ha dato molta soddisfazione, perché siamo arrivati appunto a conclusione in termini sicuramente brevissimi rispetto a quelli che potevano essere le aspettative. Abbiamo portato al comune, abbiamo condiviso con il comune un progetto importante che non è semplicemente un risanamento di un'area dismessa, ma è proprio una riqualificazione della città, quindi dà quel qualcosa in più che significa attenzione al territorio e non solo business sostanzialmente o riqualificazione fino a se stessa. E questo per noi è importante, questo è un esempio di quello che la città vuole e deve fare per i territori nei quali appunto opera, e questo è uno degli esempi, perché di fatto ne abbiamo tante di realtà che noi abbiamo realizzato, stiamo realizzando proprio a beneficio del territorio dove siamo, sempre con questo scopo, cercare di raccogliere le necessità e di condividere le soluzioni in maniera